Martina e sono quella della libreria divisa per colori. Questa per intenderci. Ma ben trovati sul mio canale, come state? Tutto bene? Spero stiate bene. Allora, io dopo circa una settimana, forse un po' di più, che non registro video, perché tutto quello che voi avete visto nel corso delle ultime settimane erano tutte cose che avevo registrato, che avevo già pronte, ma sono successo un po' di cose. Ho dovuto affrontare un esame un po' particolare, diagnostico, e quindi ovviamente tutte le mie energie, tutte le mie ansie sono praticamente state messe lì e non ho registrato. Non ho registrato niente, in realtà ho letto pochissimo, ma davvero, davvero poco per i miei standard. Ho letto praticamente niente, sostanzialmente, ma siamo qua, aspetta che aggiusto un attimo la fotocamera, ok, così, stanza centrale, e ho messo, tra l'altro ho le gambe tipo incrociate, vabbè, come sempre io seduta in maniera decente mai. Allora, dalla copertina avete già potuto intendere di che libro parleremo oggi. Tra l'altro, voi dovete sapere che io di Daphne, qui in libreria, in quell'angolino lì e in quell'angolino giù di lì, o forse qua dietro, ho i suoi precedenti due romanzi. Infatti io ho conosciuto questa autrice come scrittrice di commedie romantiche / chiclit, tra l'altro due generi, cioè due sottogeneri del romance che io praticamente non apprezzo, però apprezzo tantissimo lo stile di scrittura di Daphne, che è quella, è una delle poche autrici che quando scrive rom-com / chiclit, insomma, mi fa ridere, veramente, io nei suoi romanzi rido tantissimo. Quindi, conscia di questo fatto, ovviamente ho accettato anche questa terza collaborazione con lei, che comunque è tutt'altro ai suoi precedenti libri, cioè non è minimamente paragonabile a il primo e anche il secondo. Qui abbiamo il romanzo, che è Quelli sbagliati, L'amore tra le macerie. Allora, un minuto di silenzio per questa cover. Tra l'altro ho il singhiozzo e devo, ce la posso fare? Cioè, e gli interni, raga, sono spezzati. Tra l'altro non ce la posso fare, sono, a parte che sono esausta, cioè io non lo so, guardate che meraviglia. Aspettate, devo trovare una... Devo trovare una cosa che volevo farvela vedere, se riesco, ma non lo so perché. Cioè, ci sono due inserti di due frasi che... Avete presenti i penotti? Penotti in italiano sono i brividi. Aspettate. Non riesco a trovarli. Qui forse... Boh, non ci... Vabbè, niente. No, volevo trovarvi due robe. Comunque sta di fatto che questi sono gli interni. È spettacolare, curato nei minimi dettagli. Di cosa parla questo libro? Allora, questo libro è la storia di due anime completamente rotte, di Nora e Jacopo, due ragazzi che sanno cos'è la sofferenza, sanno cosa significa non essere accettati dalla famiglia, sanno cosa significa guadagnarsi ogni cosa nella loro vita. Loro sono, o meglio, le loro famiglie sono molto conosciute nel mondo delle corse di moto, quindi nel MotoGP. Tra l'altro è un romanzo tutto italiano perché i due protagonisti sono italiani e, come si dice, quindi vivono e respirano il MotoGP a 360 gradi sin da quando erano piccolini. I loro fratelli si sono innamorati. Il problema sostanziale è che le loro famiglie non li vogliono, non possono assolutamente vedersi e si odiano tantissimo. Infatti la storia tra il fratello e la sorella di Nora e Jacopo era una storia completamente proibita. Non è uno spoiler, i due fratelli moriranno e Nora e Jacopo si troveranno in balia di se stessi. Cioè, se già erano
le pecore nere di entrambe le famiglie, alla morte dei paladini e del, diciamo, di coloro che teneva unita tutta la famiglia, immaginate come possono andare. Sicuramente è un libro molto molto diverso, molto molto meno commerciale di quello che mi aspettavo. Che questo non vuol dire che io mi aspettassi una determinata cosa, ma mi aspettavo una cosa completamente diversa. E quando dico più commerciale intendo qualcosa di molto più dinamico, meno narrativo. Quando ho cominciato a leggerlo ho capito che questa storia mi sarebbe completamente entrata nel cuore e che mi avrebbe distrutto l'anima, e così effettivamente è stato. Ho trovato una Daphne completamente diversa dai primi due romanzi, ma anche su questo non è che avessi molti molti dubbi in realtà, perché comunque tenete conto che è comunque un romanzo completamente diverso, una dinamica emotiva completamente diverso, quindi leggero non c'è praticamente niente, perché comunque parliamo dell'elaborazione del lutto, parliamo di trovare la propria strada, parliamo di fare i conti con se stessi, quindi comunque sono tutti argomenti molto difficili, molto pesanti. C'è riuscita, ha fatto centro nel mio cuore sin dalle prime pagine. Ho letto questo libro, cioè io sto dicendo questa cosa e non so neanche come ho fatto. Sta di fatto che, vabbè, è stato un periodo molto molto stressante e ho riversato lo stress sulla lettura, non come volevo però, perché ci ho messo ben 4 giorni, raga, cioè 400 pagine, 4 giorni, io leggevo 100 pagine al giorno e praticamente per una settimana ho letto solo lui, e 4 giorni intendo che gli altri giorni della settimana non ho letto niente. Che per me è una cosa stranissima, cioè io sono abituata comunque a macinare molte letture, trovarmi così era quasi destabilizzante per me. E infatti sentivo Daphne, lei mi fa: ma vai tranquilla, cioè tipo non ti preoccupare, prendilo a piccole dosi. Secondo me questo libro non è capitato nel mio momento mentale perfetto, perché l'ho sentito tanto, ci ho sofferto tanto insieme a loro. E forse nel momento mentale in cui sono stata mentre leggevo quelli sbagliati, avrei avuto bisogno forse di una lettura più leggera, più easy. Invece mi sono ritrovata con una lettura molto tosta a livello emotivo, che mi ha destabilizzato ulteriormente. Che dire? Allora, è una storia spettacolare. Ma la cosa che mi ha fatto impazzire forse più di tutto è, cioè, sono state le emozioni che mi ha dato. Cioè io mentre leggevo non ho mai pianto, ma vi posso assicurare che in certi punti avevo i brividi. Letteralmente io dicevo i penotti, perché da me in Veneto si dice penotti, ma non è una parola italiana. Avevo i brividi dalle emozioni. La fine io, cioè, estasiata. Tra l'altro c'è una poesia verso la fine, che quella poesia l'ho riletta 3 volte e tutte e 3 le volte avevo tipo qualcosa qua che non andava nessuno giù. È una storia molto, cioè, di due persone che si sentono sbagliate, ma che alla fine insieme sono giuste. Adesso non ho pianto durante la lettura, ma piango mentre ve la racconto, cioè io sono tutta scema. È una lettura, cioè, davvero di due anime praticamente sbagliate che si ritrovano, cioè sono due destini che si incrociano e all'inizio faranno molta fatica, perché comunque Jacopo è molto introverso, molto sulle sue. Nora, per quanto peperina sia, cioè comunque è una persona che anche lei non crede nell'amore. Due persone che non credono nell'amore si ritroveranno però a credere un po' in se stessi, a trovare in se stessi la giusta chiave, forse per stare effettivamente insieme. È una lettura che mi ha dato tantissimo e vi giuro che non è, come dicevo prima, non è commerciale, ma gli sguardi, gli sfioramenti di questi due raga li sentirete nel profondo del cuore. Cioè, anche a livello di interazione tra di loro ce ne sono, ma ce ne sono molte meno. Anche nei vecchi romanzi di Daphne, cioè comunque ce ne sono molte meno, no? Qui è molto più descrittivo, molto più introspettivo come libro. Ecco, meno commerciale, non più introspettivo,
Però ragazzi, cioè veramente, cioè loro si parlano con gli occhi, i loro abbracci, cioè i loro sguardi, si parlano, si sentono, cioè è una cosa che non potete neanche immaginare, perché voi leggete e dite ma porca vacca, ma guardali come si stanno innamorando, no? E capitolo dopo capitolo, sguardo dopo sguardo, brivido dopo brivido, riusciranno a trovare un po' una quadra. Ci sono l'uno per l'altra, e anche quando non ci saranno l'uno per l'altra capiranno perché, e piano piano, un po' alla volta, un passettino, tutte le cicatrici del cuore di Nora, Jacopo riuscirà a sanarle e viceversa. Sarà un dare un avere, è una storia molto, cioè mi ha coinvolto tantissimo, ve lo giuro, cioè nonostante io l'abbia letta in 4 giorni, tra sale d'attesa d'ospedale e tutto, è stata una storia che mi ha tenuta incollata alle pagine e che mi ha dato tantissimo, mi ha dato davvero tanto, tra l'altro l'ho postittata, sottolineata, cerchiata, ho fatto cuoricini, faccine ed è tutto che ho fatto a sto libro. E non mi pento, perché è davvero una storia spaziale, cioè io penso che Daphne qui sia una, guardate che roba, cioè non sto scherzando quando dico che ci ho fatto di tutto, allora io penso che Daphne in questo libro si sia nettamente superata. Sicuramente se cercate una storia in stile easy, commedia romantica come le sue precedenti, questo non è il libro giusto per voi, però se cercate qualcosa di bello, emozionante, particolare, doloroso a tratti, secondo me lui fa il caso vostro. È una storia anticonvenzionale che merita ogni cosa e che merita ogni lettore. Cioè che io dico che almeno una volta nella vita bisogna scoprire una storia del genere, perché sono quelle storie che ti segnano e che ti lasciano proprio senza parole. E quindi grazie Daphne per averlo scritto, per avermi voluta ancora una volta a dire la mia opinione su quello che scrivi. È stato un onore e un piacere anche questa volta. E niente, ora non mi resta che dirvi che questo libro è disponibile su Amazon e Kindle Unlimited. Se lo leggete, se non lo leggete, fatemi sapere nei commenti. Io vi aspetto sempre qui prestissimo su YouTube con un nuovo video. E vi ricordo di seguirmi su TikTok e su Instagram, perché vi consiglierò questo libro da un suo estratto. Fatemi sapere se lo leggete. È tutto. E soprattutto davvero grazie Daphne per aver creato due protagonisti come loro, che mi porterò davvero sempre nel cuore. Grazie. Io vi mando un grosso bacio e noi ci vediamo prestissimo. Ciao!